privo di spessore, privo di rilievi, privo di colori, privo di sfumature, con grande orgoglio, con un giusto orgoglio. Benvenuti su Altare Pagina. Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Manuela, se questa è la prima volta che passate da qui mi raccomando iscrivetevi subito. Allora, nel video di oggi vi presenterò la seconda parte del recap, del sorvolo di tutte le letture che ho fatto nel primo trimestre del 2024, recap che avevo già iniziato con il video precedente, quindi naturalmente vi invito ad andare a recuperare anche quel video se non l'avete ancora visto, vi lascerò il link qui sotto in descrizione, e oggi invece appunto ci concentreremo sulla seconda parte dei libri che ho letto in questo primo trimestre dell'anno. Non voglio dilungarmi con introduzioni particolari, vi dico semplicemente che fra i libri di cui vi parlerò oggi ci sono diversi libri che ho amato tantissimo, altri meno, però insomma ci sono almeno tre perle e quindi non vedo l'ora di parlarvene. Iniziamo subito con questo libro, Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb. Voi vedete qui l'originale perché io l'ho letto in francese, ma questo libro è pubblicato anche in Italia è pubblicato da Voland, che è la casa editrice che pubblica quest'autrice dall'inizio, fin da quando insomma non aveva ancora ottenuto il successo enorme che ha oggi. Proprio qualche giorno fa, tra l'altro, e vi racconto questo aneddoto prima di parlarvi poi del libro perché mi sembra molto interessante, qualche giorno fa dicevo ho assistito a una tavola rotonda nell'ambito di un festival che si è tenuto qui a Parigi, un festival che si chiama Italissimo, che è un festival di letteratura e cultura italiane, e c'è stata questa tavola rotonda con alcuni protagonisti dell'editoria francese e alcuni protagonisti dell'editoria italiana, proprio per mettere un po' a confronto idee, opinioni, per fare un po' il punto della situazione, vedere i punti in comune, vedere le differenze, discutere delle problematiche e dell'evoluzione dell'editoria nei due paesi, eccetera eccetera. E a questa tavola rotonda partecipava Daniela Di Sora, che è appunto l'editrice di Voland, e Daniela Di Sora ha voluto sottolineare l'altro giorno in questa tavola rotonda con grande orgoglio, con un giusto orgoglio e con una giusta riconoscenza, e mi è sembrata una cosa molto interessante, la fedeltà di questa autrice che Voland pubblica in Italia fin dall'inizio. Però ecco, per tornare a noi con Cosmetica del nemico, vi dico che questa è una perla, un libro brevissimo, brevissimo, che si legge quindi in pochissimo tempo, non impegnativo dal punto di vista del volume, del tempo richiesto per la lettura, ma che davvero vi consiglio di leggere perché, ripeto, è una perla. Un libro, tra l'altro, di cui posso dirvi pochissimo perché altrimenti davvero rischierei di rivelarvi troppo e di rovinarvi il piacere della lettura, e voi sapete che questa è una cosa a cui sto sempre attentissima. Il mio obiettivo ovviamente è quello di condividere con voi le mie opinioni sui libri, di incoraggiarvi a leggere i libri che amo, ma ovviamente non è mai quello di rovinarvi il piacere della scoperta, il piacere della lettura, no? Quindi in questo caso devo stare particolarmente attenta, devo essere un po' sibillina perché rischierei davvero facilmente di dire troppo. Vi dico solo che tutta la narrazione è ambientata nella sala d'attesa di un aeroporto, dove c'è un dialogo incalzante, intenso, fra due personaggi. L'autrice abbastanza rapidamente fa delle strizzate d'occhio al lettore che consentono appunto a un lettore attento di intuire, di iniziare a capire quella che può essere l'evoluzione della trama, quello che può essere il senso soprattutto di questa conversazione e di questa storia. In questo caso si tratta di un libro che ho apprezzato particolarmente proprio dal punto di vista del contenuto, del senso che ha, e non particolarmente dal punto di vista dello stile. C'è anche una vena ironica, tra l'altro, che ci fa sorridere o addirittura ridere un po', e anche questo insomma merita di essere sottolineato. Un libro su chi siamo, su chi crediamo di essere, su ciò che accettiamo di sapere su noi stessi e ciò che invece rifiutiamo di sapere o di accettare rispetto a noi stessi, rispetto alla nostra identità. Basta, non vi dico altro, ma semplicemente vi consiglio ancora una volta di leggere questo libro, Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb. Detto questo, passiamo al libro successivo, che non ho qui fisicamente perché l'avevo letto in Italia ed è rimasto lì, Non ora non qui di Harry De Luca. Anche questa è una perla meravigliosa, di nuovo un libro brevissimo, quindi di nuovo un libro che non è impegnativo dal punto di vista del tempo necessario per la lettura, ma è un libro che vi darà tantissimo. Si tratta del primo libro di Harry De Luca, dove già riconosciamo assolutamente il suo stile così particolare, il suo modo così unico, così riconoscibile di scrivere e di rappresentare il suo pensiero attraverso le parole. Si tratta di un libro in cui, attraverso un'invenzione, una soluzione
narrativa molto interessante e molto commovente, devo dire. Harry De Luca ci parla di tante cose, ci parla della sua infanzia, ci parla della sua famiglia, ci parla di Napoli, ecco, Napoli è una grande protagonista di questo libro, ci parla di altri rapporti che lo hanno segnato nella vita, in particolare per esempio ritroviamo qui l'evocazione di un'amicizia importante, ritroviamo qui l'evocazione anche dell'esperienza scolastica, l'esperienza degli studi, ci sono tante cose, però ecco, la protagonista assoluta, mi viene da dire, è la madre, che Harry De Luca evoca qui con grande delicatezza, con grande nostalgia, con grande profondità, a partire dall'osservazione di una fotografia in cui lui vede appunto sua madre e immagina di essere presente in quella fotografia da adulto, cioè si inserisce in questa scena rappresentata nella fotografia avendo un'età superiore rispetto a quella che sua madre ha nella fotografia. Quindi a partire da quest'idea narrativa evoca tutta una serie di tematiche, tutta una serie di ricordi, tutta una serie di riflessioni che, ripeto, sono molto legate alla sua infanzia, al suo rapporto con la famiglia, ma in particolare con la madre, alla città in cui lui ha vissuto la sua infanzia e poi a tutta una serie di esperienze. Una meraviglia, un libro molto raccolto, ripeto, perché molto breve, ma estremamente intenso, estremamente commovente, con questa capacità che ha Harry De Luca di guardare il mondo e di guardare la vita con una profondità e con una poeticità che non sono date a tutti. Passiamo al libro successivo, che è questo, Il mago Mograbi di Jacques Casotte. Questo è un libro che ho letto per lavoro, perché io collaboro con la casa editrice che lo pubblica qui in Francia, che è poi il versante francese della stessa casa editrice italiana. Fatto sta che insomma l'ho letto nell'ambito di questa collaborazione. Un libro molto distante da ciò che ho l'abitudine di leggere e molto distante da ciò che mi piace, da ciò che apprezzo particolarmente in letteratura, da ciò che cerco in letteratura. L'esperienza di lettura è stata interessante proprio per questo, nel senso che mi ha portata lontano da quelle che sono le mie geografie conosciute e quindi insomma è stato interessante scoprire un tipo di testo verso cui difficilmente mi sarei orientata se non l'avessi fatto appunto per lavoro. Qui sulla copertina leggiamo Il mago Mograbi, dove si leggono le mirabolanti e perfide avventure di un terribile mago tratte dal seguito delle Mille e una notte raccontate nel 1789 con impareggiabile maestria da Monsieur Casotte. Quindi ecco, questo per darvi un po' il contesto e un'idea di quello che è l'universo narrativo che si trova qui. Vi leggo qualcosa del risvolto di copertina. Pubblicata nel 1789, le storie de Il mago Mograbi fanno parte del prosieguo delle Mille e una notte al quale Jacques Casotte consacrò i suoi ultimi sforzi letterari. Attingendo all'immaginario di quell'inesauribile fonte di narrazioni, Casotte ha saputo inventare una Scheherazade dalla voce roca, cantatrice ed emblema di un Settecento inquieto. Il libro che ho letto dopo Il mago Mograbi è un romanzo inedito, quindi non ha senso e non posso neanche parlarvene, ma insomma ve lo dico solo così a modo di aneddoto, perché per me è stata una bella esperienza. Un'autrice che conosco mi ha affidato il manoscritto del suo secondo romanzo per farmelo leggere, per avere un po', ecco, una mia opinione rispetto al lavoro che sta facendo, quindi ovviamente non posso dirvi altro, non ha senso che vi dica altro. Però ecco, è stata una bella esperienza di lettura per me e si tratta di un libro che potrà essere molto interessante una volta che appunto sarà terminato. Passiamo al libro successivo. Il libro successivo è questo, Com'è dolce Parigi o no? Di Antonio Caprarica, perché amare la Francia nonostante i francesi. Allora, da dove inizio? Questa è stata una rilettura, è un libro che ho da tanti anni, che mi era stato regalato nel momento in cui appunto era stato pubblicato, mi era stato regalato nel 2007 e l'avevo letto in quel momento. Ho voluto rileggerlo adesso perché sto lavorando a un'idea per un prossimo video e pensavo che per quel video lì potesse essermi utile, in realtà poi rileggendolo ho capito che non mi sarà utile, però ecco, si dà il caso che l'ho riletto. Che dirvi, questo libro mi era stato regalato da mia mamma perché nel momento in cui era uscito io vivevo a Parigi da relativamente poco tempo. In quel momento quindi la lettura di questo libro mi era sembrata molto divertente e molto interessante. Tra l'altro Antonio Caprarica è un giornalista che mi è sempre piaciuto molto per il brio, per l'acume con cui osserva le cose, per l'ironia molto molto presente nel suo modo di esprimersi. Per chi non lo conoscesse, appunto, Antonio Caprarica è un giornalista che è stato, come si legge qui, inviato e corrispondente in varie parti del mondo, in particolare dal 1993 è stato a capo dell'ufficio di corrispondenza
della Rai da Mosca, che ha lasciato nel 1997 per ricoprire lo stesso incarico a Londra. In Gran Bretagna è rimasto quasi un decennio, eccetera eccetera. Dal marzo al dicembre 2006 ha diretto la sede Rai di Parigi, e quindi ecco, questo libro è il frutto, per così dire, della sua esperienza di vita e di lavoro a Parigi in quel periodo. Che sensazione ho avuto rileggendolo oggi? Devo dire che non l'ho letto con lo stesso piacere con cui l'avevo letto tempo fa. Naturalmente ci sono riferimenti all'attualità politica che ovviamente per definizione non corrispondono più al panorama politico attuale. Qui in particolare ci sono molte riflessioni che riguardano la campagna presidenziale che si era tenuta all'epoca Ségolène Royal e Nicolas Sarkozy. Devo dire che sono anche stata meno sensibile a questa vena ironica o a questo brio che riconoscevo e apprezzavo prima. Non posso dire che questa rilettura mi sia piaciuta particolarmente, ecco. Vi leggo giusto un pezzettino del risvolto di copertina: arroganti, diffidenti, fissati nelle loro manie di grandezza oppure affascinanti, chic, ospitali. Qual è il vero volto dei francesi, i nostri cugini latini eterni rivali in cucina e nella moda? Un giornalista dichiaratamente anglofilo, vissuto per anni all'ombra di Buckingham Palace, si trova improvvisamente catapultato a Parigi, stretto fin dal primo giorno nella morsa dell'implacabile burocrazia, snobbato da commesse sdegnose che rifiutano di comprendere qualsiasi lingua diversa dalla loro, disorientato dal formalismo dei nuovi conoscenti e infine appesantito dalle salse che affogano ogni piatto. Al malcapitato non resta che vendicarsi con l'unica arma a disposizione, la penna. Eppure, proprio cercando conferme ai cliché meno generosi sul carattere e la cultura dei gallici, ecco affiorare la loro efficienza, il fascino delle città ricche di storia e la dolcezza delle campagne, il contagioso gusto della vita, bla bla bla. Il libro successivo è questo: Les Italiens, storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia, di Dario Maltese. Allora, Dario Maltese è un giornalista, in questo libro ha voluto fare una serie di ritratti di personalità italiane che in ambiti, in settori molto diversi, hanno raggiunto livelli di successo straordinari in Francia. Questo libro era stato presentato dall'autore abbastanza recentemente alla Libreria Franco-Italiana di Parigi. Ero andata ad assistere a quella presentazione. Ovviamente l'argomento, voi lo immaginate, da italiana che vive a Parigi mi era sembrato interessante, quindi avevo comprato il libro e l'avevo letto, insomma, abbastanza rapidamente. Abbiamo qui 13 personalità, ripeto, di ambiti di attività molto diverse, e l'autore ha raccontato durante la presentazione di aver scelto questi 13 personaggi come si scelgono gli invitati per una cena, nel senso che dovevano essere tutte personalità che a lui sembrava interessante avere in questo libro, ma anche che potessero, per così dire, convivere con armonia all'interno appunto dello stesso spazio. Allora, cosa dirvi rispetto a questo libro? Devo essere molto sincera e devo dirvi che il libro mi ha delusa abbastanza. L'argomento, l'idea del progetto mi sembra molto interessante, perché mi sembra molto interessante portare all'attenzione dei lettori e delle lettrici la storia, il percorso individuale di queste personalità che effettivamente hanno raggiunto risultati straordinari, che hanno appunto dei percorsi di vita e dei percorsi professionali non comuni. Perché il libro mi ha delusa? Allora, devo dire che mi ha delusa perché l'ho trovato abbastanza privo di spessore, privo di rilievi, privo di colori, privo di sfumature. C'è come una ripetizione della stessa modalità di racconto in questi 13 ritratti, che non vuol dire armonia, che non vuol dire coerenza stilistica, ma vuol dire appunto, ripeto, mancanza di spessore e di rilievi. Mi sarebbe piaciuto avere più chiaroscuri, mi sarebbe piaciuto anche uno stile proprio di scrittura che fosse più capace di restituire appunto dei ritratti sfumati. Ecco, penso che si sarebbe potuto fare un po' meglio, forse anche dal punto di vista dell'indagine giornalistica, sicuramente dal punto di vista della scrittura e dello stile, e sicuramente anche dal punto di vista, fatemelo dire, della cura editoriale, perché in questo libro ho trovato alcune frasi che forse avrei formulato diversamente, ma poi, intendiamoci, per carità, può trattarsi di un'opinione personale. Viceversa, ci sono tanti refusi e in particolare praticamente quasi tutte le parole francesi scritte male, e lì non si tratta di un'opinione personale, si tratta di un elemento che avrebbe meritato più attenzione e più cura editoriale. Quasi tutte le parole francesi sono scritte con una vocale in meno, con un accento che manca, e questa cosa qui mi sembra un po' un peccato, naturalmente. Il libro successivo è questo, Avere tutto, di Marco Missiroli. Ecco qui un'altra perla, un libro che vi consiglio assolutamente, quindi prima di dirvi qualunque altra cosa vi dico questo: si tratta di un libro straordinario, potentissimo,
bellissimo che vi consiglio. Io l'ho riletto recentemente perché ho avuto il piacere di essere l'interprete di Marco Messiroli, che è venuto di recente appunto a Parigi per presentare la traduzione francese di questo libro che è appena uscita. Io l'avevo letto una prima volta nel momento in cui era uscito in Italia e l'ho riletto molto attentamente adesso una seconda volta, addirittura facendo un esercizio molto interessante, nel senso che ho letto in parallelo l'originale italiano e la traduzione francese. Quindi, come potete immaginare, si è trattato di una lettura particolarmente attenta e approfondita che mi ha consentito di apprezzare questo libro molto, molto, ma molto di più rispetto a quanto lo avessi apprezzato a una prima lettura. E mi sono anche interrogata sul perché, mi sono chiesta cosa mi era sfuggito allora. So che il libro mi era molto piaciuto anche a una prima lettura, però forse se ve ne avessi parlato allora ve ne avrei parlato in termini meno entusiastici rispetto ad ora, rispetto a quello che mi sento di fare adesso. E quindi ovviamente su questa cosa mi sono anche interrogata, mi sono detta cos'è che non ho capito, cos'è che mi è sfuggito o cos'è che è cambiato che fa sì che ora io abbia apprezzato questo libro così tanto e maggiormente rispetto alla prima volta. Non lo so, fatto sta che davvero si tratta di un libro meraviglioso dal punto di vista della trama, dal punto di vista della narrazione, meraviglioso dal punto di vista dello stile, della scrittura, della lingua usata. Abbiamo qui un libro molto molto maturo. Marco Messiroli è un autore giovane, non è di certo la sua prima esperienza di scrittura, anzi ha già pubblicato diversi romanzi, ha ottenuto un enorme successo con alcuni romanzi in particolare, con Fedeltà è stato addirittura finalista del premio Strega nel 2019 e ha vinto lo Strega Giovani quell'anno, Atti Osceni in luogo privato ha ottenuto un successo enorme, io stessa ve ne parlo continuamente, ve lo consiglio continuamente, insomma non è un autore alle prime armi e qui si può notare effettivamente una grande maturità di scrittura. Forse direi che vi do qualche indicazione rispetto alla trama e poi mi fermo qui perché vorrei dedicare a questo libro un intero video prossimamente, quindi insomma per evitare di ripetermi non vi dirò tutto quello che ho da dirvi su questo libro. Qui abbiamo la storia di un padre e di un figlio, sostanzialmente il padre si chiama Nando, il figlio si chiama Sandro, il figlio vive a Milano ma a un certo punto torna a Rimini dove vive il padre e dove lui stesso ha vissuto la sua infanzia, la sua giovinezza fino a un certo punto. Lì ecco passerà del tempo con suo padre, non vi dico altro perché appunto non voglio rivelarvi troppo della trama. Vi leggo la quarta di copertina. Dove vorresti essere con 1 milione di euro in più e parecchi anni in meno? Un figlio, il ritorno a casa, la partita finale con la sua famiglia e quell'ossessione che lo muove da sempre. La vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto. Un romanzo tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi scrive il proprio destino dando fuoco all'anima, sui padri e le loro eredità nascoste. Davvero non vi dico altro perché vi riparlerò prestissimo di questo libro in modo approfondito, ma vi ripeto ancora una volta, e su questo non ho dubbi, che si tratta di un libro che vi consiglio assolutamente. Per concludere vi parlerò di due romanzi che ho letto da pochi giorni, proprio perché ho avuto il piacere enorme, fatemelo dire, di moderare un incontro nell'ambito del Festival Italissimo, appunto questo festival di letteratura e cultura italiane qui a Parigi, dove questi due autori appunto hanno presentato i due romanzi che segnano il loro esordio nel panorama editoriale francese. Ecco qui i libri in questione: Il dolore crea l'inverno di Matteo Porru, voi vedete qui l'edizione francese anche se io in realtà ho letto l'originale italiano in PDF. Matteo Porru è un autore giovanissimo, è nato nel 2001, quindi un talento precocissimo, pensate che questo non è assolutamente il suo primo libro, pensate che addirittura ha ricevuto il Campiello Giovani nel 2019, quindi insomma un autore che ha già scritto tanto e che ha ricevuto già riconoscimenti importanti, un autore assolutamente vulcanico per il modo di porsi, per l'energia che ha e che trasmette, quindi un personaggio diciamo molto interessante. Questo libro, come ho già avuto occasione di dire in uno short che ho pubblicato recentemente appunto su questi due testi, è un libro che si può leggere o va letto interamente come una metafora, come un'allegoria, come una favola. Questo libro ci porta in una geografia lontanissima da noi, ci porta nelle nevi della Russia, in particolare in un luogo, in un paese che però è appunto un paese inventato, dove tutto è freddo, tutto è gelo, tutto è neve. La neve ricopre tutto,
tutto e non cessa mai di cadere. E questa neve ovviamente è una neve fisica nella narrazione, ma è una neve soprattutto metaforica, cioè è una neve che copre tutto, che copre i ricordi, che copre il passato del protagonista, che si chiama Elia, e che a un certo punto deve fare i conti con il suo passato. E quindi, senza dirvi altro, vi dico però che si tratta di una storia non sperimentale dal punto di vista della struttura, dei metodi di scrittura, cioè si tratta di un libro con una trama, con un intreccio, con dei personaggi principali, secondari, con delle cose che succedono, con dei dialoghi, con delle cose che quindi vengono dette. Cioè, da quel punto di vista è tutto molto tradizionale, non sperimentale, però ecco, tutta questa storia, cioè tutti questi elementi, la trama, l'intreccio, i personaggi, i dialoghi, gli elementi naturali, l'ambientazione, tutto è al servizio di un'interpretazione metaforica, appunto. L'altro libro, e con questo concludo, è questo, è Quello che ti meriti, di Barbara Frandino. Anche qui, come vi dicevo già per il libro precedente, voi vedete l'edizione francese, ma io in realtà ho letto l'originale italiano in PDF. Questo è un romanzo molto bello, che racconta la storia di una coppia, di due protagonisti, Claudia e Antonio, che attraversano una crisi matrimoniale gravissima. Questa crisi matrimoniale è determinata da un tradimento e addirittura dal fatto che il protagonista maschile, Antonio, mette incinta quest'altra donna, mentre con sua moglie Claudia, con cui ha una relazione, un matrimonio che dura da tanti anni, non ha figli. È Claudia la voce narrante di questo libro, che è scritto appunto in prima persona, ed è quindi soprattutto dal suo punto di vista che noi osserviamo Antonio e che osserviamo Claudia stessa. C'è una cosa che posso dirvi, perché l'autrice la rivela nelle presentazioni: se è vero come è vero che Antonio è quello che ha tradito, addirittura mettendo incinta un'altra donna, è vero anche che Antonio ha avuto, e questo si legge nelle primissime pagine del libro, un incidente, diciamo, è caduto da una scala e Claudia ha tardato un po' troppo prima di chiamare i soccorsi. E quindi, insomma, anche dal punto di vista di Claudia ci può essere qualche ombra. Barbara Frandino punta una telecamera su questi suoi personaggi e li osserva senza fare sconti, diciamo, mettendo l'accento anche su tutto ciò che viene rimesso in discussione nel momento in cui una coppia o un individuo attraversa una crisi del genere, perché ci si interroga naturalmente su chi siamo noi e su chi è l'altra persona. Se la persona con cui abbiamo condiviso anni di vita, con cui abbiamo costruito una vita in comune, può tradirci in questo modo, cosa vuol dire? Chi è lei? Chi siamo noi? Cos'è che non abbiamo capito? Oppure cos'è che è cambiato? Se è cambiato qualcosa? Insomma, ovviamente gli interrogativi sono tanti ed è intorno a queste tematiche, a questi interrogativi, a queste dinamiche che è costruita questa trama. Bene, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e poi lasciatemi i vostri commenti qui sotto. Voi sapete che sono sempre molto molto contenta di leggervi e di rispondervi. In questo caso specifico mi piacerebbe sapere se avete già letto qualcuno dei libri di cui ho parlato, e mi piacerebbe sapere anche se siete incuriositi in modo particolare da qualcuno dei libri che vi ho presentato oggi. Noi ci ritroviamo prestissimo con il prossimo video, un bacio!